Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovo episodio della nostra CuboCraft. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo, mi trovo di fronte alla zucca di Halloween che ho costruito nello scorso episodio. Sono molto contento ragazzi che vi sia piaciuta, mi avete dato tanti consigli utili nei commenti. Per esempio mi avete scritto magari di aggiungere qualche liana che magari scende dalla zucca per renderla ancora più simile ad una zucca reale. Questo lo farò naturalmente nei prossimi episodi, perché purtroppo per il momento, per esempio, le liane non le ho ancora trovate. Devo ancora visitare il bioma della giungla per andare a recuperarle. Ho anche uno dei miei cani che mi sta seguendo, nessun problema. Oggi direi di continuare la nostra avventura su questo titolo. Pensavo di effettuare un'altra costruzione e poi nel prossimo episodio riprendere l'avventura e quindi visitare nuovi biomi, tornare magari nel Nether e così via. Volevo costruire una casetta sull'albero, dato che abbiamo questo albero qua che è gigantesco. Adesso volevo recuperare anche un attimo la carta, anzi la canna da zucchero prima, con cui possiamo creare la carta, perché devo ancora finire di costruire la libreria. Ok, l'ho quasi recuperata tutta. Perfetto, qui ho già recuperato tutto il grano, ho ripiantato le carote, le patate, qui ci sono altre zucche di Halloween. Le decorazioni di Halloween naturalmente le ho tirate via, perché tanto oramai la festa è finita ragazzi, ho solo lasciato le pecore arancioni. Allora, sono già andato a recuperare il materiale, eccolo qua. Direi che però prima devo costruirmi una scala. Sì, devo costruirmi una scala perché se no non riusciamo a salire sull'albero. Qui abbiamo del colore rosso, del colore arancione, no l'arancione non mi serve, del colore viola. Potremmo fare anche una bella cosa, tanto per mostrarvi un attimo come si fa. No, però questo qua non è, questo qui è lana viola, non è colore viola. Vabbè, abbiamo comunque il rosso e tanto per mostrarvi come si fa, facciamo che dare una colorata ai collari dei miei cani, rosso, e a te bianco. Perfetto, chiudiamo la porta. E mi sono dimenticato naturalmente di fabbricare la scala, vabbè, non importa. Allora, creiamo degli stecchini qua. Dovrebbero bastare, in teoria. Perfetto. Voilà. Sta già facendo notte, incredibile. Ok, allora piazziamo questi qua, così poi posso salire su e andiamo a dormire. Ok ragazzi, eccoci tornati, direi che possiamo cominciare a salire la scala e rompere qua la legna. Perfetto, attenzione a non cascar giù. Attenzione a non cascar giù, non cascarmi giù, perché sennò non ne usciamo più. Beh, che mi sono anche incastrato forse. Sì, mi ero anche incastrato. Allora, non sarà facile, però ci voglio provare. Ci voglio provare. Ok, eccoci qua. Siamo all'interno della pianta. Allora, intanto direi di mettere una bella piattaforma qua. Ok, così possiamo cominciare a tagliare. Potrei anche andare quasi quasi in cima. Allora aspettate però, perché le foglie non le voglio tirare via con l'ascia, ma le voglio tirare via con le cesoie, perché in questo modo riesco poi a riposizionarle. Dove caspita ho messo le cesoie? Vedete, mettere la roba a posto si trova poi in 2 secondi. Adesso devo cercarle per mezz'ora. A meno che però non le avessi terminate. Mi sa che le ho finite. Vabbè, facciamo così. No problem. Ok ragazzi, di qua mi piace molto di più. A questa altezza qua secondo me è meglio, perché siamo praticamente quasi in cima all'albero. Allora adesso direi di pulire un attimo la zona qua. Tanto ci sono già le foglie che ci stanno aiutando a creare una bella piattaforma.
Io intanto sto usando le cesoie per riuscire a, diciamo, come che si può dire, evitare di perderle. Adesso torno giù. Vedete, ho fatto così prima. Voilà. Allora, siamo tornati in cima. Qui direi di tirare via questa legna qua. Ok. Allora, questa è andata giù. Quindi dobbiamo nuovamente scavare per tornare su. Beh, che quasi quasi farei che costruirmi una bella scala lunga, tanto un po' di legna ce l'abbiamo. L'ho recuperata abbattendo degli altri alberi. Poi magari mi costruirò anche una crafting table là sopra, così non faccio sempre avanti e indietro. Dai, che secondo me non viene male. Secondo me non viene male. Ok, allora posizioniamo la scala, così non devo sempre fermarmi qua. E siamo arrivati in cima. Si sono anche cascato giù. Vabbè, non importa. Questa qua la teniamo come piattaforma. E poi qua si va su. Perfetto. Allora, siamo arrivati. Questa qui sarà la piattaforma di base. Adesso, come sempre, vado tutto a caso, nel senso che sto creando tutto sul momento, eh. Ok, così non mi dispiace. Questo blocco qua tiriamolo via perché non ha senso lì. Qua ci mettiamo le foglie che facciano tipo da pavimento. Ok, di foglie ne abbiamo un sacco adesso. Poi via anche questo, via anche questo. Lavoriamo un po' di legna. Ok, può bastare. Mi faccio anche una crafting table, così se mi serve qualcosa ce l'ho subito a portata di mano. Via la carne marcia. Ok, allora sta già facendo notte, quindi devo già tornare sotto. Siamo belli in alto, eh. Pensavo fossimo più in basso. Ok, come potete vedere siamo un'altezza ragionevole. Così va bene, non siamo né troppo in basso né troppo in alto. Torniamo su. Voilà. Allora, vediamo come sta la legna lavorata. Questo via, perché voglio vedere bene tutto. No, ma facciamo tutto con la legna lavorata, va. Però qui allarghiamo di uno, perché sennò è troppo stretto e troppo vicino al tronco. Diciamo che è anche brutto da vedere. Ok, sto facendo gli angoli. Perfetto, la casa qua trasborda un pochettino, ma non c'è problema. Come pavimento penso terrò le foglie, eh. Così non c'è problema, anche se... Fatemi vedere un attimo, così per curiosità. Non lo so, adesso vediamo un attimo come viene. I vetri naturalmente sulla casetta sull'albero, nella casetta sull'albero non li metterò. Opla! Allora, non sembra venir male, proviamo a metterci un... No, così però è troppo basso. Perché non la volevo fare troppo alta, eh. Perché se la faccio troppo alta poi non sta bene. Ah, però... Accidenti, è vero. Su questo blocco qua poi non puoi mettere nulla. Quindi diciamo che... va bene al massimo una striscia. Ma non di più. Già questo non va bene, perché sennò le foglie non le posso mettere. Ok, direi di solo allora fare un bordo esterno. Se riesco a non morire. Ok, sto prendendo tutte le foglie che ci sono. Perfetto, così possiamo fare
il bordo esterno. Ho bisogno poi di vederlo da fuori anche, perché sennò... Ok, mi sono buttato giù. Fatemi vedere dalla distanza come sta. Oh, non sembra venir male. Considerate che mancano un po' di foglie, eh. Considerate che mancano un po' di foglie. Poi eravamo anche contro luce. No, non sembra venir male. Dobbiamo poi solamente sistemarla un po', perché così è vero, sembra molto spoglia. Ok ragazzi, cosa ne pensate? Vi sembra troppo grossa? Sta bene? Sta male? Ve lo chiedo adesso, tanto poi comunque la costruzione non è ancora terminata. Devo ancora effettuare un po' di modifiche. Adesso ci sono degli zombie che mi stanno attaccando. C'è addirittura un villager che mi ha colpito anche. Allora, torniamo sulla pianta. Faccio che mangiare così recuperiamo quel mezzo cuore che ho perso. Ok, andiamo su, ce la facciamo. Sì, ok, perfetto. Ok ragazzi, ho completato il bordo esterno. Adesso sto riempiendo di foglie, anche per non far sembrare la nostra casetta sull'albero un po' troppo vuota. Ok, sto praticamente ridistribuendo le foglie che avevamo recuperato all'inizio. Sto tipo rifacendo i capelli alla costruzione. Ok, non sembra essere venuta male. Aspettate che riempiamo solo tutti questi spazi, perché sennò mi sembra che manchi il tetto. Ok, c'è il tronco. Ok, non sembra essere venuta male. Fatemi dare un'occhiata da sotto. Qui volevo quasi quasi riempire nuovamente. Direi che è venuta molto molto bene. C'è un Enderman però in zona, eh? Perché l'ho sentito. Direi che è venuta molto molto bene. Fatemela vedere da varie posizioni. No no, è venuta abbastanza bene. Ok, devo tirar via solo della terra. Aspettate, eh. Ok, perfetto, ho tirato via anche la terra che non c'entrava niente. Voilà. Sì, è venuta molto molto bene. Non sembra neanche troppo grossa rispetto all'albero, che era la cosa che, diciamo, mi preoccupava di più. Sì, sta molto 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 bene. Allora, facciamo una cosa, non ve la mostro ancora illuminata. Non ve la mostro ancora illuminata. Aspettiamo di aver inserito anche altre torce. Allora, qui ho ancora qualche pezzo di carbone. Facciamo che cuocere questa legna qua in modo da averla carbonella. Ci sono dei creeper che continuano a ronzare intorno alla casa, e la cosa mi dà abbastanza fastidio. Due creeper addirittura. Eccolo lì. Uno è andato. Ok, almeno ho fatto fuori il secondo. Adesso mi tocca riempire di nuovo tutto questo buco. Ok ragazzi, sono tornato in cima alla casa, perché le torce le voglio mettere anche esternamente. Quante ne ho? 24. Direi che vanno più che bene. Ok, perfetto, le ho posizionate tutte. Sono andato praticamente qua fuori e ho fatto il giro esterno. Ho fatto prima così, guardate. Ho fatto prima così. Potremmo metterci anche un letto. Ce lo mettiamo qua, vicino alla finestra. Vado a prepararlo. Mi sa che... No, non ho lana con me, quindi niente. Ok ragazzi, ho recuperato un letto. Lo posizioniamo in cima alla casetta sull'albero, e lo mettiamo. Ci sta. Oh no, devo prima fare il pavimento, è vero. Beh, però lo mettiamo qua. Voilà. Ok, riusciamo a vedere praticamente tutto quello che ci sta attorno. Fantastico, veramente venuta molto molto bene come costruzione. Perfetto ragazzi, la sto osservando praticamente dal tetto della zucca. È venuta molto molto bene. Come vi dicevo prima, non è neanche troppo grossa.
ci sta perfetta su quell'albero. Allora, direi di terminare questo episodio qua della CuboCraft. Volevo solamente fare ancora una cosa. Ok, dobbiamo cuocere prima del ferro, perché volevo poi procedere nella costruzione della stanza del portale verso il Nether, perché come vedete qua mancano ancora le porte e devo ancora fare tutto il pavimento. Facciamo una cosa, in questo episodio faccio che sistemare anche il pavimento, visto che tanto i cubi ce li ho. E poi prossimamente sistemerò tutta la stanza, non so se telecamere spente o magari durante uno dei prossimi episodi. La porta in ferro, perché pensavo di crearne una con un meccanismo in modo da poter magari cecchinare da fuori se per caso qualche mob dal Nether arrivava qua. Però mi studierò un altro metodo. Fino a quando non avrò creato naturalmente il meccanismo lo creerò, però non so quando, onestamente. Ok, come vedete sta già prendendo forma la stanza, non sta venendo male. Andiamo a recuperare solamente il ferro per creare le due porte qua. Poi dovremmo creare anche un bottone. Ok ragazzi, perfetto, ho deciso alla fin fine di farlo in legno. Mi sono ricordato, praticamente bastava solamente appoggiare un blocco lì. Vediamo, appoggialo qua. Tac, tac. Allora, prima porta in ferro e seconda porta in ferro. Vediamo se le apre entrambe. No, ne apre solo una. Perfetto, siamo riusciti a entrare. Qui per il momento mettiamoci della diorite, tanto per staccare un attimo. Ok, mi sono dimenticato di fare un bottone per uscire. Ecco perché non va bene questo meccanismo. Comunque non importa, ce lo creiamo subito e voilà. Guardate, me ne creo due e via. Allora, un bottone lo mettiamo a destra e l'altro a sinistra. Op e op. C'è pure il cane che mi ha seguito. Ok, allora direi che per oggi può bastare così. Siamo andati avanti, abbiamo costruito ancora qualcos'altro. Nel prossimo episodio direi di tornare a esplorare le zone circostanti della nostra casa, magari anche andare nel Nether. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Minecraft, nella nostra CuboCraft. Alla prossima, ragazzi!